Nome Cannibale Youngerd, soprannome SCP-082, SCP-053. Qual è il tuo SCP preferito? Il mio SCP preferito è il 173. Mi piace tanto, tanto, tanto. La mia preferita è 166. È bellissima quella preghiera. Un giorno vorrei sposarmi con quella, però non posso. Qual è il tuo blocco preferito? Il mio blocco preferito è il Magman. Mi piace tantissimo. Invece il mio preferito è il blocco, come si, il, la lana rosa. Qual è il tuo vetro preferito? Il mio vetro preferito è quello là, che comunque quello là in cui sono rinchiuso in questa cella. Sarebbe l'arancione. Il mio blocco preferito è rosa. Cosa ti piace fare? A me mi piace mangiare. Invece a me piace disegnare sul mio tavolino. Cos'è il vostro oggetto preferito? Il mio oggetto preferito è la giacca. Invece il mio è il tavolino. Che potere hai? Il mio potere è che posso dare un pugno e sciottarli in un colpo se non sbaglio. Il mio potere è che se una persona mi picchia non faccio fuori io, ma lui si fa fuori. Fa una grande fine. Dove vivi? Vivo nella foresta come Slenderman, però mi hanno rinchiuso in questa gabbia. Io vivo in una casa, è una stanza bellissima, dove è piena di palloncini, bambole e altri giocattoli, ma soprattutto tanti tavolini e una croce. Sei fidanzato? Io non sono fidanzato, odio fidanzarmi. Io invece vorrei fidanzarmi con o 096 o 173 o 166. Quando diventerò grande deciderò. Dove vuoi essere in gabbia? Una stanza piena di morti e scheletri. In una stanza piena di tavolini, palloncini e altri giocattoli. Ok. Qual è il vostro vestito preferito? Il mio, come ho detto prima, è la giacca. Il mio invece sono le scarpine rosse. Qual è il vostro quadro preferito? Quello là ho disegnato un cadavere. Quello là con sopra la mia faccia. Ciao a tutti ragazzi, oggi abbiamo fatto l'intervista doppia tra 082 il cannibale, che sarebbe questa qua, e 053 la Young Girl. Aspetta, vi faccio vedere la faccia del cannibale. Eccolo qua. Sì. Gia. Ok. Mi sa che ha la faccia uguale a SpongeBob. Ti può stare un attimo fermo? Ha la faccia uguale a SpongeBob. Sono un po' più brutta. Perché SpongeBob è bello. Invece guardate questo. Ha la faccia orribile.
Vabbè, direi che possiamo concludere. Ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!